Bentrovati a questa seconda puntata di riflessione sulle parole della scuola. Il titolo di questa puntata è Una scuola a misura di ragazzo. E abbiamo con noi, per riflettere insieme, Anna Granata, pedagogista interculturale dell'Università Statale di Torino. Anna si è occupata tantissimo di scuola, di didattica, di bambini stranieri inseriti positivamente nelle classi, dell'intelligenza dei bambini messa a disposizione delle aule. E con Anna vogliamo quindi continuare la riflessione che abbiamo la settimana scorsa iniziato sul tema degli spazi, dei luoghi, dell'aula, di come ripensare la nostra scuola a settembre. E l'idea è sempre quella: in che modo possiamo sfruttare questa occasione terribile ma anche profetica di cambiare in meglio le nostre scuole. E allora cominciamo questa nostra conversazione, che questa volta sarà a due, con qualche domanda, ecco, di guida, per capire che cosa è successo in questi mesi, che cosa ci è mancato della relazione con i bambini e perché è molto importante a settembre tornare a fare scuola. Sì, buongiorno a tutti, bentrovati. L'occasione è davvero d'oro, nel senso che abbiamo avuto 3, 4, 5, saranno 6 mesi senza scuola, con le scuole chiuse, e mai come oggi si è riflettuto su cos'è la scuola, che cosa ci manca di questa scuola chiusa e soprattutto quale scuola vogliamo riaprire. La scuola è un luogo di incontro, mi sembra che il primo aspetto lampante è stato questo: non è possibile fare scuola dietro uno schermo, o meglio, l'abbiamo fatto, l'abbiamo dovuto fare, è stato fatto anche con fantasia e creatività da parte dei docenti, con più facilità ovviamente con i ragazzi più grandi e più difficoltà e sfide con i bambini più piccoli. Qualcosa è accaduto anche dietro quello schermo. Ma incontrarsi in presenza dentro un'aula a tre dimensioni è un altro tipo di esperienza. Quindi, che cos'è l'esperienza dell'aula? Che cos'è che ha mancato a tanti insegnanti, ma soprattutto agli studenti in queste settimane di sospensione? A me viene da dire, con parole molto semplici, è mancato l'incontro. Un insegnante che si congedava dai suoi alunni diceva loro: ci siete mancati tanto, ma vi siete mancati tanto tra di voi. E mi sembrava di sentire una grande verità e anche una grande umiltà nell'espressione di questa insegnante. È mancato l'incontro, ma soprattutto l'incontro tra pari. E se pensiamo ai più grandi, questo incontro tra pari è un'esperienza fondamentale della giornata, della vita e della loro esperienza di crescita. Quindi vedersi su Zoom con tutti i volti è stata un'esperienza simpatica all'inizio e, come dire, ha permesso di tenere viva ancora la relazione tra i pari, con gli insegnanti, anche con gli argomenti di studio. Però incontrarsi in presenza è un'altra cosa. A me viene da dire che l'incontro in aula è un incontro che coinvolge i cinque sensi, e questo col computer non è possibile. Col computer ci possiamo vedere, ci possiamo ascoltare, anche se un po' a volte a intermittenza, ma non possiamo toccarci, non c'è quel contatto che è fondamentale. Ovviamente è molto semplice spiegarlo parlando dei più piccoli. I più piccoli hanno bisogno di gesti che accolgono e del tatto come prima forma appunto di accoglienza. Pensiamo però anche ai bambini stranieri o anche al bambino adottivo appena arrivato in classe, penso appunto al suo primo giorno in classe, quanto ha bisogno non tanto di parole ma di gesti. Ecco, quel gesto anche per i ragazzi più grandi è un aspetto fondamentale della scuola, la gestualità e anche la possibilità appunto di toccarsi, perché la classe è un luogo di contatto. E questo è nel DNA della scuola italiana. Tante volte hai scritto in questi anni che c'è una tradizione italiana del fare scuola, una tradizione gloriosa che spesso non ci ricordiamo, fatta di grandi personaggi, di grandi illuminati e di grandi carismi. E questo è ad esempio la storia delle scuole paritarie, ma anche nella scuola pubblica, che ha messo al centro il bambino, poi il ragazzo e poi l'adulto, a partire da quello più debole, più fragile, dall'ultimo. Ci spieghi che cosa significa ricordarsi di questa memoria della scuola che siamo stati?
Sì, questa è una profonda verità. Questa è proprio la storia della pedagogia del Novecento, che credo più per caso che per vocazione si è trovata a partire dai bambini più difficili, dai bambini più in difficoltà. Ovviamente ai primi del Novecento abbiamo tutti in mente Maria Montessori, che si trova appunto non per scelta a sperimentare il suo primo metodo pedagogico, poi diventato famoso in tutto il mondo e anzi più noto all'estero che nel nostro paese, con bambini cosiddetti subnormali, li chiamavano così ai tempi ed erano considerati bambini per cui non c'era più nulla da fare, e lei sperimenta con loro un metodo didattico straordinario, innovativo, divenuto poi appunto un'eccellenza italiana nel mondo. Ma poi tutto il Novecento è fatto di storie così, anche di giovani educatori, maestri, penso a Danilo Dolci che lascia Trieste per andare nella Sicilia degli anni 50 a trovare la povertà più estrema, e quindi il suo metodo maieutico parte da quei bambini, da quei ragazzini che non hanno neanche da mangiare, quindi si riparte proprio dalla povertà più estrema del nostro paese. E come non nominare ovviamente i ragazzi dispersi di Don Milani, che si trovano a fare una scuola durissima, una scuola assolutamente di eccellenza, 363 giorni all'anno, ma sono quei ragazzi che avevano lasciato la scuola. Potremmo andare avanti con gli analfabeti di Alberto Manzi, eccetera, con mille maestri che appunto un po' per caso, a volte invece anche un po' più per scelta, sono partiti dagli ultimi per elaborare modelli per tutti. Questo è l'aspetto molto importante, perché non è una scuola dell'accoglienza e, come dire, centrata su i bambini in difficoltà, i ragazzi in difficoltà, ma parte da loro per tirare fuori una risposta didattica, innovativa, valida per tutti. La cosa che mi colpisce in questa narrazione, in questo racconto lungo e anche bello che abbiamo alle spalle, è il protagonismo degli insegnanti, perché nel momento in cui l'insegnante si flette per accogliere il bambino più fragile, quello disperso, quello a cui nessuno dà retta perché nessuno lo ascolta, in quel momento è insegnante nella maniera più radicale. Oggi abbiamo un po' la sensazione che gli insegnanti siano stanchi, che spesso il loro ruolo non è riconosciuto e quindi che ci sia tanta stanchezza e disillusione nella scuola. E allora, in che modo possiamo, anche dalle settimane che abbiamo vissuto, ritrovare quell'energia che serve per mettere mano alla scuola del futuro, che sarà una scuola che almeno nei prossimi mesi sarà molto sulle spalle dell'iniziativa e della voglia di farcela degli insegnanti e ovviamente dei loro dirigenti. Ma dove andiamo a pescare? Cosa abbiamo capito? Ma io penso che c'è innanzitutto una questione generazionale. Noi abbiamo una scuola fatta di insegnanti con un'età piuttosto matura, anche insegnanti dei gradi più bassi, quindi un lavoro molto impegnativo con bambini piccoli, con uno sforzo fisico anche notevole, che si trovano a continuare questo mestiere con davvero la fatica di un lavoro che è forse più adatto ai più giovani, ecco, per le sfide che pone. E poi abbiamo però una nuova generazione di insegnanti che entra in classe, lo fa mentre ancora studia all'università, lo fa con le forme del tirocinio, della supplenza, lo fa entrando per esempio come insegnanti di sostegno molto spesso, e mi colpisce dei miei studenti, quelli che mi dicono: mi sono trovato a fare l'insegnante di sostegno, è un mestiere anche più precario, ma voglio continuare a fare questo mestiere perché mi piace troppo. Ecco, io li sento questi giovani studenti, tra l'altro non più soltanto mondo femminile, ma sempre più anche maschile, che ha una forte vocazione veramente all'insegnamento. Allora, però c'è una questione che appunto non è soltanto generazionale, è anche legata alla condizione contrattuale di questi insegnanti. Spesso questi insegnanti sono appunto con un contratto a termine, a volte appunto da settembre a giugno, da settembre a maggio in certi contesti, anche quelli privati, insegnanti che sono un anno in una scuola e un altro anno andranno altrove.
Io li ho visti all'opera più degli insegnanti tradizionali in questi mesi di didattica folle a distanza. Li ho visti tirare fuori una creatività straordinaria, li ho visti inventarsi i metodi inauditi per riuscire ad arrivare anche lì ai bambini più difficili. Noi parliamo a volte di bambini stranieri, a volte di bambini disabili, ma a volte abbiamo i bambini stranieri disabili. E parlare dietro uno schermo a bambini che vivono questa situazione è una sfida straordinaria. Questi insegnanti si sono inventati mille modi pur di arrivare ai loro bambini. Alcuni però l'hanno fatto di nascosto, l'hanno fatto sotto traccia, l'hanno fatto senza farsi pubblicità di questo lavoro in più, no, di questo surplus di attività didattica. Alcuni sono stati sanzionati dalle loro scuole stesse per le loro scelte, per aver fatto un giorno in più di didattica a distanza anche nei giorni di Pasqua perché volevano stare vicini ai loro bambini. E allora è stato detto no, non si deve fare un'ora di più. Allora io penso che noi dobbiamo partire da quell'ora in più, perché è in quell'ora in più che noi ritroviamo il senso della relazione tra i bambini, i ragazzi e gli insegnanti, che non può a un certo punto finire e interrompersi appunto con un click davanti allo schermo. Sembra che la prospettiva che proponiamo anche con questo corso della FIDAE è proprio quello di sfidare l'insegnamento, andare alle radici del perché facciamo le cose, ritrovare il senso e la passione di quello che facciamo anche quando non venga riconosciuto come vorremmo, anche quando le condizioni al contorno sono drammatiche, ma in questo momento ci è richiesto tantissimo coraggio ed è un coraggio che nasce proprio da una scelta radicale, che è quella di dedicarsi all'educazione all'infanzia e alla crescita dei ragazzi. E quindi paradossalmente in questa stagione noi abbiamo visto emergere dei nuovi eroi, come negli ospedali abbiamo visto gli infermieri spesso dedicarsi ai malati con una dedizione assoluta, così nella scuola abbiamo rimesso a fuoco quelle figure di precari, magari di personale ausiliario, magari di quelle persone più marginali che invece la scuola la fanno. E questo è una delle cose che abbiamo imparato in questi mesi e che ci richiede più attenzione anche al personale che la scuola la fa. Un recuperare le motivazioni intrinseche e un recuperare quell'ora di più, quel tempo di più, quella capacità creativa che spesso nella scuola è stata mortificata. E quindi non soltanto le intelligenze dei nostri ragazzi, ma anche le intelligenze che possono mettere in campo e le competenze che possono mettere in campo gli insegnanti di sostegno, che affianca l'insegnamento, perché ci sono dei talenti che spesso la scuola non ha saputo utilizzare. Questo forse è un patrimonio. Sì, su questo vorrei aggiungere un elemento. Noi parliamo quasi sempre delle relazioni tra gli alunni, tra gli studenti, e delle relazioni tra gli studenti e gli insegnanti. C'è un aspetto in più, assolutamente delicato ma fondamentale, che sono le relazioni tra gli insegnanti, tra di loro. Allora, in questo periodo così sfidante è emerso subito la capacità in alcuni contesti di fare scuola insieme, anche a distanza, tra insegnanti che hanno discipline diverse ma avevano la stessa sfida di imparare a fare lezioni a distanza, e insegnanti invece abituati a come dire, operare su il proprio binario unico, nella propria aula chiusa, dove mai entra un adulto per ascoltare che lezione si sta facendo. Noi che insegniamo all'università sappiamo come le aule sono sempre aperte, c'è sempre un visitatore, c'è sempre qualcuno che entra. Siamo abituati ad essere ascoltati da fuori. Fa parte del nostro mestiere. Gli insegnanti spesso non sono abituati a questo e spesso sono da soli con un impegno enorme, tra l'altro, e delle sfide enormi nel gestire appunto il rapporto con i bambini e la sfida del rapporto con loro che crescono, che diventano grandi con tutte le loro domande. Lavorare insieme è un altro aspetto fondamentale che poi parla anche al rapporto tra discipline diverse. Perché laddove appunto insegnanti che insegnano in discipline diverse sono riusciti a ingaggiare la classe insieme, hanno imparato che le sinergie, i punti di contatto tra le loro discipline sono moltissimi. E allora lì con Moren impariamo che la scuola non è soltanto fare dei singoli programmi separati tra di loro, ma trovare delle connessioni tra le discipline.
in qualche contesto è avvenuto magari per la prima volta a distanza dietro un computer, ma questo noi dobbiamo riportarlo in classe. Ecco, quindi mi sembra che anche questa dimensione tra pari, che vuol dire tra adulti con la stessa missione, con capacità e competenze diverse che devono ritrovare il gusto di fare scuola insieme, di fare team, di fare gruppo, di fare rete, che è una cosa che in fondo abbiamo perso un po' negli anni, perché quell'equipe didattica educativa può diventare l'elemento fondamentale da cui ripartire. In questi giorni diciamo sempre, noi puntiamo a riforme della scuola a costo zero. Ecco, l'investimento sulla classe, l'investimento sulle relazioni tra nel corpo docente sono i classici investimenti a costo zero, per cui non servono finanziamenti, perché quello su cui investire sono proprio le relazioni umane, il capitale relazionale, il capitale affettivo, anche affettivo, perché la scuola dovrebbe essere un luogo nel quale impariamo a volerci bene anche tra adulti. E quindi ci mancano all'appello due attori fondamentali, che sono le famiglie, che in queste settimane sono state molto attive, molto sovraccariche di lavoro, perché spesso alle madri e padri si è chiesto di accompagnare i figli nei compiti, nell'attivare ovviamente le aule virtuali, nel stare vicino ai figli, magari questo in tensione anche con le loro attività lavorative. E allora in che modo chiamiamo in causa la famiglia? E l'ultima questione, l'ultimo attore che ci manca sono i ragazzi. Le cose che i ragazzi hanno imparato fuori dalla scuola, a cui la scuola non può più rinunciare, sono due temi che ci completano il quadro della scuola. Sì, allora il tema del rapporto con le famiglie è un tema molto delicato. In questo periodo sono saltati completamente i confini del mondo della scuola e del mondo della famiglia. Si sono per certi aspetti invertiti i ruoli. Non lo vedo come un aspetto solamente negativo, c'è stata anche una collaborazione, un confrontarsi anche solo sulla la mole di lavoro che può essere appunto proposta a un bambino a distanza, e lì era una sfida nuova per tutti, allora ovviamente c'è stata anche qualche forma di collaborazione. Vedo con una certa preoccupazione la perdita di confini nell'affidare un eccessivo compito alla famiglia, aspetto che appunto, oltre a interferire con la vita delle famiglie, con i mestieri dei genitori, rischia anche di rimarcare fortemente le disuguaglianze delle esperienze familiari, perché è evidente che i ragazzi hanno famiglie diverse, possibilità diverse di essere accompagnati nei percorsi di apprendimento, e quindi c'è un rimarcare e un, come dire, riconfermare le differenze e le disuguaglianze sociali. Questo deve essere guardato con molta preoccupazione. Ma poi appunto c'è anche, credo, un riportare al centro il ruolo fondamentale dell'insegnante, che prende tutte le sue decisioni in termini di didattica, e il ruolo del genitore, che può essere sì offrire un sapere. Le case, le famiglie sono luoghi di saperi, di conoscenze. Io penso al ruolo bellissimo avuto da molti nonni in questo periodo nel accompagnare i percorsi di studi anche dei ragazzi più grandi, anche a distanza, anche col computer. Allora quello dei nonni un patrimonio splendido che si può in qualche modo valorizzare, ma attenzione a tenere molto chiaro quello che è l'ambito della famiglia e l'ambito della scuola. I ragazzi sono infastiditi da questa commistione di ruoli diversi, ma anche i bambini sono a disagio nel vedere che c'è un contatto troppo stretto, quella risposta evasiva che i bambini danno tornando da scuola: cosa hai fatto? Non lo so, non mi ricordo. Deve restare, perché appunto è un loro spazio, un loro ambito di crescita, e quello della famiglia è un altro. Abbiamo sottolineato come l'importanza della distinzione tra la famiglia e la scuola, perché i ragazzi crescono soltanto affrancandosi dalla protezione del loro nido, e quindi crescono piano piano guadagnandosi spazi di autonomia e anche di libertà di espressione, e questo
è proprio la classica esperienza che viene fatta fare dalla materna, dalla primaria, poi man mano nella crescita. Ma c'è un ulteriore punto su cui vorrei richiamare l'attenzione dei nostri ascoltatori, la questione di tutte le cose che i ragazzi imparano fuori dalla scuola e che non hanno l'occasione di portare dentro la scuola. Competenze, attitudini, passioni, tutte quelle cose che li hanno salvati con grande pazienza in queste settimane di lockdown, che li ha visti molto creativi e molto attivi, pur fermi. Che ce ne facciamo? Che ce ne facciamo di queste capacità? Mi viene da accostare due esperienze molto, molto diverse, ma che riguardano i ragazzi delle superiori. I ragazzi delle superiori fanno a volte esperienze bellissime all'estero, no? L'anno all'estero, il quarto anno di liceo in un altro paese, imparano un'altra lingua, imparano a vivere in un'altra famiglia, dall'altra parte del mondo. Uno dei grossi problemi, anche oggetto di studio della pedagogia interculturale, è come fare quando tornano in classe a essere valorizzati e non considerati come dei ragazzi che hanno perso un anno scolastico, come purtroppo spesso avviene nelle nostre scuole. La stessa cosa è accaduta in questo periodo di lockdown. I ragazzi hanno imparato a fare delle cose che non avevano mai fatto in casa, a cucinare, hanno imparato a studiare insieme anche a distanza, piccoli gruppi di amici, di amiche. La mia amica fa il classico, io faccio il linguistico, lei mi aiuta per inglese, quell'altra mi aiuta per greco. Hanno imparato a cooperare tra di loro in una maniera straordinaria, anche a distanza. E questi saperi però rischiano sempre di essere non considerati come saperi che non riguardano la scuola, che non sono capacità che vengono in nessun modo riconosciute, valorizzate, considerate a scuola. Ma questo avviene fin dal primo anno della primaria, perché quello che ha imparato a fare in campagna, nella natura, quello che ha imparato a fare a livello artistico, anche a livello sportivo, difficilmente viene riconosciuto dentro la scuola. E allora i bambini, i ragazzi imparano molto in fretta a capire che c'è un sapere della scuola molto codificato, che spesso poi viene ridotto al sapere che ti verrà richiesto nella prova Invalsi, per dirla ecco proprio con parole molto semplici e sintetiche. E poi c'è un altro mondo bellissimo, fantasioso, fatto di esperienze meravigliose, che chissà perché riguarda il fuori, riguarda la vita vera. E allora una delle preoccupazioni grandissime di tutta la pedagogia del Novecento è proprio questa: come ricomporre scuola e vita. E io credo che purtroppo su questo stiamo andando sempre più indietro, perché sempre di più le nostre scuole sono rigide nel non riconoscere questi saperi. Un altro esempio che mi viene da fare, che mi sembra importante, è quello del plurilinguismo dei bambini stranieri, per esempio, dei ragazzi stranieri che parlano più lingue, e però se non parlano l'italiano, l'inglese, il francese, quelle lingue alle nostre scuole non interessano per nulla. Invece sono dei bagagli meravigliosi, straordinari, dei saperi che servono per la loro vita di oggi e serviranno per la loro vita di domani. Io credo che una delle sfide più grosse è proprio questa, quella di riportare dentro la scuola i saperi della vita quotidiana dei nostri ragazzi. Sono dei saperi straordinari e non si capisce perché davvero debbano essere dimenticati, trascurati, addirittura messi ai margini. Per questo anche la scorsa puntata abbiamo puntato l'attenzione sui luoghi e sull'apertura della scuola agli spazi fuori dalla scuola. Cosa vuol dire andare a fare lezione in un bosco? Cosa vuol dire stare in un giardino e fare scienze all'aperto, e fare un esperimento in un laboratorio vero, andare a visitare una chiesa e parlare di storia dell'arte? Perché queste esperienze sono il tentativo di tenere insieme la realtà, la vita e la cultura, e quindi far passare ai ragazzi l'idea che il sapere ha a che fare con le loro vite, con le nostre vite, col miglioramento del mondo intorno a noi. Ed è il motivo per cui noi insistiamo tanto su questa riapertura della scuola, la scuola che si apre, l'aula che si apre, gli insegnanti che si affacciano su un mondo, perché questa ricomposizione della dimensione scolastica con quello che sta fuori sarà fondamentale per la costruzione dei cittadini di domani. E allora chiudo con l'ultima domanda.
che è quella su a cosa serve la scuola. Tante volte noi diciamo si entra a scuola bambini e si esce cittadini del mondo. Che cosa vuol dire? E che cosa implica anche nell'insegnamento questo crescere cittadini del mondo? Beh, è una domanda difficile perché da una parte, come dire, l'età dell'infanzia, ma anche della prima adolescenza, deve essere un tempo libero in cui appunto l'amore per il sapere spazia tra i campi più diversi e quindi sicuramente una delle grandi conquiste della nostra scuola è quella di aver unificato l'esperienza, penso, della scuola media, della secondaria di primo grado, che non è preparazione al lavoro come era un tempo, ma per ragazzi e ragazze, questa è stata la grande innovazione, un luogo dove ancora si imparano le discipline più diverse, dove ancora non è chiesto di decidere chi diventerai da grande. E allora questo me lo terrei caro come un aspetto molto bello, l'immersione nei saperi più diversi, dovrebbe essere questa l'esperienza di crescita della nostra scuola di base. Ecco, dall'altra però non c'è un bambino troppo piccolo per non cominciare a occuparsi di grandi questioni. I bambini ci interpellano in questo periodo di crisi sanitaria, ci hanno interpellato con le grandi domande sulla salute, sul vivere insieme in società, sulla cura. Bambini molto piccoli con domande molto grandi. Ecco, queste sono le domande che noi dobbiamo affrontare a scuola, questi sono i temi di cui noi dobbiamo cominciare a parlare con bambini molto piccoli, perché loro sono già pronti a porsi queste grandi questioni. È un atto di responsabilità quindi fare l'insegnante, perché è chiesto di rispondere a queste domande così grandi e così profonde. E questa è la questione. Basta un'ora, ce l'ha spiegato Massimo Recalcati, basta un'ora di lezione ben fatta che può cambiare la vita di un bambino, un'ora che contiene però la passione, l'innamoramento del professore, della maestra, del preside, di un preside per quello che sta facendo, ed è quello che passa, e passa al di là delle parole, passa al di là delle competenze più o meno erudite, perché quello che passa è l'amore per quello che stiamo facendo. Ed è il motivo per cui ci stiamo avvalendo in questo percorso della pedagogia, dell'urbanistica, delle scienze sociali, anche delle scienze come quella medica la prossima settimana, per dare il senso del percorso che stiamo facendo, che non è un percorso per capire che cosa faremo a metà settembre, ma per capire che cosa vogliamo fare nella scuola dei prossimi 10 anni, per capire in che modo ripensare la scuola perché sia all'altezza dei bambini e dei ragazzi di questo paese, che hanno avuto un'esperienza certamente intensa, fortissima in queste settimane di epidemia, e che meritano una generazione di adulti appassionati a quello che stanno facendo. Questo è il senso del percorso, vi lasciamo con un appuntamento alla prossima settimana e un arrivederci a tutti.